l'appuntamento con la chiacchierata di Tribuna TV con Nadia Bornaghi e soprattutto con Marina Dagascalli, che è nostra ospite questa settimana. Soprano, molto conosciuto. E con lei c'è Lilly. La sua cagnolina. Allora, ci siamo lasciati ieri parlando di questo fa sopracuto che ti caratterizza, brevemente, in modo non molto tecnico ma comprensibile a tutti. Cos'è esattamente? Sì, diciamo che il soprano lirico di coloratura, come ero soprattutto da giovane, è impicchiettato. Riesce a raggiungere questa nota, e appunto Mozart ha scritto questa famosa aria della Regina della Notte, dove diciamo questo picchiettato rappresenta la risata cattiva di questa Regina della Notte, che era la strega delle flauto. Comunque una nota molto alta, molto alto, sì, quasi impossibile. Sì, è uno spillo. Ok, ecco. Allora, al tuo attivo hai oltre 100 recital, altrettante rappresentazioni operistiche che ti hanno vista protagonista in ruoli principali al fianco di artisti di fama. Uno fra tutti, Giuseppe Di Stefano, accompagnava la Callas e tu hai cantato da protagonista con lui. Che ricordi hai di questa esperienza e di lui? Sì, il Pippo, come era chiamato, internazionale, no, una persona simpaticissima, un anfitrione, cioè non sarebbe arrivato, mi è tutta una voce solare splendida. E io infatti penso che sia stato il più grande tenore dei miei tempi, dei tempi diciamo degli anni 90, 80, 60, dagli anni 60 diciamo agli anni 90. E niente, era simpaticissimo. Io ho fatto Scugnizza con lui. Diciamo che lui si fidava molto del suo estro, per cui il copione non è che lo studiava tantissimo. Improvvisava. Quindi io mi studiavo anche la sua parte. Dicevo, ecco. Vero Totò, perché Totò, che gli ripetevo la sua parte, insomma. Sapevo. Ma la cosa bella è che lui aveva il suo sigaro in bocca e fumava durante l'operetta, al che io, siccome ero in un ruolo di soubrette, prendevo il sigaro e gli facevo Salomè e facevo gli anelli di fumo col suo sigaro. Poi un po' un'improvvisazione, che poi dicono, ma si riesce a improvvisare con i grandi artisti, si improvvisa. Però evidentemente è anche umile quest'uomo. Umile, sì. Quindi bravo, un bravo professionista, sì. Una bella persona, soprattutto l'umiltà, sì. Che forse non è così frequente. No, i grandi sono sempre umili. Quando non si è umili non si è grandi. Non si è grandi, io... ricordiamolo. Sì, sì, sì. È vero? Sì. Quindi, un personaggio, tu... Se non ricordo male, ci hai raccontato al nostro primo incontro che ti sei appassionata all'opera con la Bohème. Sì. E in effetti mi segnalano che un personaggio che ti è molto caro è Musetta da Bohème. Sì. Portata sul palco con un'altra grande, Katia Ricciarelli. In questo caso, qual è stata l'occasione? Mi chiamò il Teatro Giordano di Foggia nel 1990, se non sbaglio, e appunto per il ruolo di Musetta, e lo debuttavo. In quell'occasione ho accettato, non ho detto che lo debuttavo, perché si tende a non dirlo. Mi hanno detto, la sai, io ce l'avevo in repertorio. Poi un'ottima insegnante di repertorio, quale la Mariella Dani, che ricordi con grande affetto. Con grande affetto, perché è lei che mi ha messo su questi ruoli, quindi già pronti, sia a livello musicale che a livello di personaggio. Quindi di recitazione, insomma, e quindi feci un bel debutto, perché poi sulla Gazzetta del Mezzogiorno Sbisà, che era un critico abbastanza severo, scrisse squillante, decisa, squillante, ma anche capace di aprensive dolcezze, Marinella Daga nelle vesti di Musetta. Quindi convincente, sì, ristata. Sì. Ottimo. Sì, sì, in prima pagina c'era proprio... Una grande soddisfazione, al di là, sì, immagino, degli applausi. Ed del il ruolo che io veramente ho fatto con più piacere, Musetta, il mio personaggio.
torneremo a parlare ancora di esperienze musicali. Intanto ti ringrazio, si chiude anche questo nostro appuntamento, ci rivediamo ovviamente domani, e domani io direi che a un certo punto faremo esibire anche Lili, se sei d'accordo, insieme a te. Va bene. Ringrazio la nostra ospite Marina Dagascali, ringrazio per la chiacchierata di Tribuna TV tutti voi che ci avete seguito. A domani. Arrivederci.